Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco dei ragazzi per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime. Un tour di 73 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo. Un ragazzo su tre ha un profilo fake sui social, 5 ragazzi su 6 controllano sempre chi mette like ai loro post, un minore su 2 è vittima di violenze e il dato è in netta crescita per i giovanissimi. La ratio di questa iniziativa? La ratio di questa iniziativa è quella di rendere sulle pubbliche vie, sulle pubbliche piazze, l'interesse, attirare l'interesse dei ragazzi. Dicevo, gli specialisti li fanno interagire. E loro con un linguaggio adeguato gli partecipano quelli che sono i rischi della rete, che sempre di più diventa il nostro mondo reale, non più virtuale. Oramai facciamo quasi tutto tramite la rete. Fondamentale quest'ora l'uso della parola sui social. La parola sui social bisogna abituarsi ad usarla in maniera appropriata ed adeguata, è come se avessimo la persona davanti, perché spesso tramite lo schermo vengono fuori delle espressioni che nella vita reale spesso non userebbero i ragazzi. Quando si parla di cosiddetti leoni da tastiera, l'uso della parola deve essere ponderato ed appropriato e soprattutto rendersi conto che lo schermo non ci protegge dai reati. Partiamo dall'ultima legge che il legislatore ci ha dato appunto nel 2017, che è quella sul fenomeno del cyberbullismo, dove cerchiamo di far capire che se prima era arginato questo fenomeno al cortile della chiesa o della scuola, perché colui che commetteva gli atti di prevaricazione aveva anche il feedback della sofferenza della vittima, oggi questo reato è diventato ancora più grave se commesso con l'uso di strumenti informatici, diventa virale e soprattutto chi commette questo tipo di reato, quindi il soggetto prevaricatore, non riesce a comprendere la vera sofferenza di chi ha dall'altra parte, perché non lo vede. Soprattutto l'uso improprio dei social, bisognerebbe trasmettere questo concetto che è fondamentale, no? Sì, assolutamente, i social danno una grandissima opportunità, bisogna semplicemente usarli con la testa, quindi devono semplicemente capire quali sono le insidie per poterle affrontare con la testa.